ci troviamo con il professor Luigi D'Agostino che inaugura questa mostra a Fondi che inizia l'8 di ottobre e terminerà il 23 di ottobre. È con piacere, come Proloco, abbiamo accolto questa occasione di poter esporre i quadri di Luigi D'Agostino e intanto gli chiediamo, che sicuramente sono tantissimi anni che lui ha questo fuoco d'arte che lo ha spinto a dipingere. È anche un'arte particolare quella dei quadri. Infatti i lavori qui esposti testimoniano una lunga ricerca caratterizzata da due elementi essenziali del linguaggio pittorico che ritengo indispensabili, anzi forse sono congeniali al mio temperamento. Mi riferisco alla semplificazione della struttura compositiva e in modo particolare all'espressione della materia pittorica, che spesse volte nelle mie composizioni viene rievocato non come idea precostituita, ma viene tutto all'interno dell'atto pittorico. Forse perché, ripeto, è uno degli elementi che sento fortemente, insomma. Un particolare che noto dai suoi quadri, bisogna guardarli da una certa distanza per avere una visione. Poi quando ci avviciniamo vediamo che sono addirittura a rilievo. Sì, in effetti, come dicevo prima, è la materia. E un altro elemento, ecco qui, fondamentale è questa, come dire, revisione del paesaggio, che il quale a volte viene rievocato con segni, i quali segni sono interrotti da linee verticali e orizzontali, proprio per rievocare il fenomeno della materia che attraverso i suoi colori, la sua consistenza, diciamo, il disporsi sulla tela esprime da solo, diciamo, il contenuto del quadro stesso, insomma. Anzi, l'ultimo ciclo, e mi riferisco a alcuni quadri in particolar modo, diciamo che la ricerca è impostata sui fenomeni dei microsegni, sono dei segni ottenuti incidendo la materia stessa. Quindi in definitiva possiamo dire che la materia pittorica per me è uno degli elementi sostanziali del mio linguaggio, insomma. Certo, parliamo anche di Fondi, perché lei per la prima volta espone. Sì, questa è la prima volta. La prima volta, sì. Però non è nuovo a Fondi, perché ha partecipato, ci risulta, a un premio nazionale di pittura Città di Fondi, dove hanno partecipato anche diversi nomi della pittura. Sì, mi ricordo, questo premio risale a 5 anni fa, mi sembra, è cioè il mio quadro che fu selezionato dalla giuria, il cui presidente, mi ricordo, era il noto critico d'arte sul piano internazionale Calvesi, quindi fu una bellissima manifestazione, mi ricordo. Nunzio Alfano non è nuovo a esporre i suoi quadri qui a Fondi, anche perché da tanti anni abita a Fondi, ormai Fondi è diventata la sua città adottiva e sono più anni che è trascorso a Fondi che magari nella tua città natale, e ancora mostri a Fondi dei quadri nuovi. Questa è una nuova collezione che tu hai, nuovi lavori che hai composto nel 2011. Sì, questi sono dei nuovi lavori, cercando sempre di portare delle cose nuove. C'è anche lo stato d'animo che mi porta sempre a dipingere, quindi io cerco di non stare mai fermo. E tutte le mostre che faccio cerco di portare sempre solo roba nuova, roba fatta nello stesso anno. Oh, i tuoi quadri ora sono all'interno di caso collezioni private. Sappiamo che un tuo quadro
è in Vaticano, che tu hai donato nel 2009 a Benedetto XVI, ti ha dato emozione questo particolare? Emozione è una parola, diciamo, molto riduttiva, perché sono sensazioni che sicuramente non è che tutti possono provarla, andare lì e dare un quadro al Papa, sapendo che poi questo quadro sta lì e che lo possono vedere tutti. Un'emozione. È grandissimo. Siamo all'inizio di questa, che inizia l'8 di ottobre, lo ripetiamo, e terminerà il 23 di ottobre. Ora, da questa mostra Alfano si aspetta qualcosa, tu vuoi dire qualcosa, un messaggio a chi verrà a visitarla? Ma io sinceramente mi aspetto, cioè, come un operaio che va a lavorare, dopo fatto una giornata, si aspetta di sentirsi dire qualcosa di buono, non qualcosa di... Quindi ognuno di noi che esporre dei quadri, già il fatto che si mette al giudizio di tutto il popolo, al giudizio di tutti. Quindi poi vediamo il popolo, la gente che visita, che cosa ne pensa dei miei quadri. Quindi ho il mio stile, speriamo che ne pensa bene. Dottoressa Paola Coccia, critico d'arte e del Ministero dei Beni Culturali, è qui presente alla presentazione della mostra di Nunzio Alfano di Luigi D'Agostino, che si protrarrà fino al 23 ottobre. Intanto lei ha espresso una critica sui quadri di Nunzio Alfano, che possiamo racchiudere in qualche espressione. E brevemente direi che la formula che ha trovato l'artista è molto coinvolgente, perché unisce il figurativo con l'astrazione, ma soprattutto è questa gioia cromatica che va oltre il soggetto rappresentato, che si estende sullo sfondo del dipinto e che ci comunica delle emozioni fortissime. Quindi non si sarà mai degli spettatori indifferenti davanti al suo quadro, bensì ci si ferma, si osserva il soggetto, ma soprattutto si sentono le risonanze interiori che questo soggetto provoca in ciascuno uno di noi. Bene, ringraziamo intanto per essere venuto qui a Fondi. Lei conosceva questa città, intanto è benvenuta e quindi può esprimere una sua impressione sulla città. Sì, io sono innamorata di questi posti, sono tutti bellissimi, Fondi, Sperlonga, eccetera, e passo le mie vacanze, le estive in questo bellissimo litorale da tantissimi anni, e quindi cosa dire, c'è proprio un feeling particolare che mi lega a questa terra. Sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, lo ringraziamo per aver partecipato a questa presentazione di Nunzio Alfano e di Luigi D'Agostino, che, come anche lui diceva nei saluti, viene un po' a chiudere idealmente la fase estiva e aprirsi verso quella autunnale, ma intanto anche quella di Nunzio Alfano, un artista che molto sta dando alla città di Fondi. Una mostra collettiva alla quale abbiamo voluto dare il nostro patrocinio, perché crediamo che possa essere un'ulteriore testimonianza di come artisti locali rendono vivo il nostro patrimonio culturale, ed è per questo che
Riteniamo Nunzio Alfano ormai artista di questo territorio, per quanto esso non sia nato in questa città, ma ormai vive tantissimi anni, opera qui ed è amico della città di Fondi. Le sue arti sono note a tutti, non è la prima volta che espone nella nostra città, tra l'altro in questa occasione viene ospitato nel Palazzo Gaetani, che sta diventando sempre più il centro della cultura fondana, così come lo è stato nei secoli scorsi, ed è per questo che noi siamo contenti di aver contribuito e creduto fortemente nel recupero di uno spazio culturale che si sta dimostrando per quello che abbiamo appunto immaginato, il centro della cultura, con tutta una serie di elementi che possono e devono essere messi in rete per far sì che la città abbia tante occasioni per mostrare quanta vivacità culturale esiste a Fondi e che può ospitare. Non più tardi di qualche settimana fa avevamo ospitato un ulteriore maestro di fama internazionale, Ettore De Concilis. Oggi andiamo avanti con un'ulteriore mostra che si terrà fino al 23 di ottobre e, come ben dicevi, è, diciamo, idealmente la fine delle iniziative culturali estive per poi partire proprio in questi giorni con i festeggiamenti del Santo Patrono, e quindi i turisti e non avranno la possibilità di essere qui a visitare la mostra collettiva del maestro Alfano e del maestro D'Agostino. Dottor Gino Fiore ha avuto modo di ammirare i quadri di Alfano e D'Agostino. Sappiamo che Gino Fiore, oltre a essere un poeta, è un commediografo e è anche ottimo e fine critico d'arte della pittura. Possiamo dire qualcosa su quest'arte di Alfano e D'Agostino? Quello che ho appena detto, ripeto, è quello che effettivamente è di Nunzio Alfano e di Luigi D'Agostino, cioè che Nunzio Alfano vive la sua pittura raccontandoci la vita di tutti i giorni con la sua poesia e ci insegna nel suo andare, nel suo essere poeta di questa pittura con i colori forti, che cos'è e qual è il cammino dell'uomo, ma ci dice nello stesso tempo, attraverso la sua pittura, che continuamente dobbiamo tener conto della memoria storica dell'umanità, perché se non ne teniamo conto, irrimediabilmente noi non siamo più nulla. Mentre per il maestro Luigi D'Agostino possiamo dire che è un informale bellissimo, parte dal formale, ma arriva ad un informale pieno di materia e di colore talmente deciso, talmente forte da penetrarci intimamente nel cuore e nella mente, e io stesso ho paragonato i suoi lavori a momenti di ascolto di jazz finissimo e oppure alle magnifiche esplosioni di Handel, tant'è vero che sono arrivato a dire quasi che osservando un quadro di D'Agostino se ne percepisce la musica, non solo visiva ma uditiva, vera e propria. Ecco, questo è quello che mi sono sentito di dire e questo ho detto. Sì, abbiamo anche appreso una notizia che ci fa piacere, dal prossimo anno ritorna il premio nazionale di pittura Città di Fondi. Questo è quanto è in animo del senatore Fazzone e questo è quanto ci aspettiamo tutti, perché avendo avuto una battuta di arresto per mancanze di fondi, adesso sarebbe il momento, anche perché bisogna dar vita al nostro museo d'arte moderna, quindi alla nostra pinacoteca, perché Fondi la merita a tutto spiano e a tutti i livelli. Thank you.
Allora, eccoci, siamo qui, Palazzo Chinani, ottobre, mese che preannuncia l'autunno. Siamo con il maestro Alfano che dopo alcuni anni ritorna a Fondi a riproporre una sua mostra, quella di quest'anno, Intensità. Perché Intensità? Perché Intensità è stata una scelta veramente non mia, ma di Gaetano Orticelli. Gli è sembrato giusto quando ha visto i quadri che sono intensi, sono forti, sono decisi e che portano tanta innovazione e tanta arte in questo paese, e lui ha deciso, dice, questa si deve chiamare Intensità. Intensità anche dal punto di vista del colore, perché sono molto vivaci. E maggiormente per questo, poi sono vivaci, sono intense tutti i quadri, hai capito? Quindi lui ha pensato, Gaetano, questo, di darci questo nome. Maestro, l'ultima tua mostra qui a Fondi, 3 anni fa, se non vado errato, vero? È vero, sì, 3 anni fa, e per me la ricordo bene, tutto perfetto per me. Ecco, da allora ad oggi cosa è cambiato? Come è cambiata la tua pittura? Se è cambiata? A me la mia pittura non è cambiata, effettivamente è sempre lo stessa. Cioè, forse sono cambiato un po' io caratterialmente verso la pittura, in quanto prima questa pittura la capiscono pochi e la cosa non è che mi tocca tanto. Quei pochi che la capiscono, dico sempre, ne sono pochi, e io insisto su questo, ci credo a questo mio amore, questa mia passione, questo mio fuoco dentro che mi porta per questi colori, per questo modo di essere pittore, e vado avanti così. Certo, nei tuoi quadri, io ho avuto già modo di parlare con te altre volte, tu usi più di una tecnica. Pare che siano 3 tecniche in un quadro, le vogliamo spiegare un attimino in un tuo quadro? In un mio quadro, sì. E forse sì. È un qualcosa anche di unico, ma nel genere. Io penso che sia unico non solo in Italia, anche fuori e dappertutto, cioè forse sono l'unico, proprio per questo la gente non riesce ad afferrare. Io non voglio né paragonarmi a Van Gogh né ad altri grandi Modigliani, eccetera, per carità. Ognuno ha il suo stile, no? No, lungi da me una cosa del genere, carità, però anche loro non sono stato capiti. Cioè, perché quando si portano l'innovazione si crea, si inventa un nuovo modo di essere, di dipingere, la gente dice, ma che bocchista che vuoi fare? Poi con il tempo si rendono conto che realmente questa persona, che forse aveva delle idee più grandi degli altri, ha anticipato i tempi, ha anticipato qualcuno, ha anticipato un po' i colori, ha anticipato un po' tante di quelle cose. I colori ci sono sempre stati, però messi in questo contesto, in questi contesti dei quadri miei, è una cosa anticipata. La gente dice, ma questo cosa vuol dire con questa pittura? E poi la spieghiamo, se loro vogliono sapere. No, la dobbiamo spiegare, anche perché io voglio che tu spieghi questo, che è una cosa molto importante, il fatto appunto delle 3 tecniche in un unico quadro. Ma le 3 tecniche in un quadro parlano da sole, guarda, non sono io che le devo dire. Ad esempio, ecco, spostiamoci, se ci possiamo spostare, proprio su questo dipinto. Qui troviamo questo signore che dorme su una sedia, ed è una tecnica che riguarda un certo tipo di pittura. Poi dietro ci sono un altro tipo di colori che fanno un altro tipo di pittura, e poi dai, spiegalo tu. Allora, io penso che c'è poco da spiegare, comunque non lo spiego lo stesso. Io ho messo 3 tecniche insieme, sarebbe, come vediamo, all'inizio, cioè il primo piano viene una figura, un classico. Classiche hanno fatto sempre tutti. Poi ci sono gli occhi, ci sono i mezzi volti, alcune volte ci metto le mani, ci metto qualcosa che appartengono alla metafisica. Poi intorno, indietro, c'è questo mondo astratto,
cioè qui tutti questi colori che è un mondo astratto, e quindi mettendo tutte e tre cose assieme, secondo me è una cosa che si sposano molto bene. C'è poi chi la riesce a capire, chi la capisce, insomma. La cosa è soggettiva. Un'altra cosa molto importante che io ho avuto modo già di chiederti in altre mostre, appunto anche 3 anni fa, ricordo bene, il fatto degli occhi, che è un qualcosa che colpisce un po' la persona che, e sicuramente te l'avranno chieste tantissime persone, perché questi occhi? Noi abbiamo anche dato una spiegazione a questi occhi. Tu come spieghi questa cosa? Allora, è semplice l'occhio. L'occhio vuol dire tante cose. E tra tutte queste cose che vuol dire, cioè, partiamo dal principio che l'osservatore si pensa di guardare gli occhi che stanno nel quadro, ma non si rende mai conto che sono gli occhi del quadro che guardano gli osservatori che arrivano. E poi l'occhio vuol sembrare, cioè, vuol significare la mia firma. L'occhio vuol significare guardarsi intorno, vuol significare tutto della vita. E quindi penso che mi sono spiegato, mi sono fatto capire in che cosa vuol dire l'occhio. Certo, poi avendo riconosciuto tantissimi anni fa, io ho un po' seguito la tua arte pittorica dagli inizi, insomma, da quando hai cominciato fino ad arrivare fino ad oggi. Tu hai avuto delle metamorfosi da 10, 15, 20 anni fa ad oggi. Hai cambiato molto come tecnica pittorica. Vogliamo, ecco, fare anche un bilancio da allora ad oggi? Allora, partiamo da come hai detto tu, 30 anni. È difficile domanda, no? Non credo, no? No, assolutissimamente non è difficile. No, perché ho seguito tanto. Io ricordo, a chi ci sta osservando, io ti ho seguito anche ad Alatria, ad una mostra, ricordi? Sì, mi ricordo. Quindi ecco, ti ho seguito in parecchie performance. Lì Alatria erano paesaggi, erano delle cose che mi attaccavo al paesaggio, che forse non c'è una grossa maturità sia pittorica che artistica. Io parlo per me, non parlo degli altri, ognuno fa quello che vuoi. Però poi, maturando anno per anno, giorno per giorno, maturando con la pittura, con i colori, maturando con quello che vuoi fare, ti rendi conto che il paesaggio ti comincia a stare un po' stretto, cioè non ti dà più le soddisfazioni, forse dà le soddisfazioni in quanto gli altri gli piace, e vabbè, a me come pittore, perché facendo il paesaggio può essere un simpatizzante della pittura, un pittore comune può essere, cioè, però non ti puoi mai definire un artista. L'artista si vede in altre cose, cioè, è poliedrico, giusto? No, l'artista è quello che crea, quello che riesce a creare, ad inventare, no? Passare anche da una situazione all'altra senza troppe difficoltà. No, difficoltà comunque ci stanno sempre quando passano. Io ho avuto 2 anni di stop per passare a questa pittura. Poi, come riallacciandoci al paesaggio, visto che la cosa non mi soddisfava, mi andava un po' stretto, passai alla figura. E pure la figura, sì, nonostante che ho avuto tanti di quegli apprezzamenti, ancora oggi qualcuno mi dice: ma tu all'epoca facevi questo, così, erano bellissime, cioè, però erano cose che hanno fatto sempre gli altri, e a me non mi andava proprio di essere coach come gli altri. Io voglio essere unico, se ci riesco comunque mi sembra che con questa pittura ci riesco benissimo, nonostante che sta gente dice, ma io poi lo so, sento delle chiacchiere, cioè alcune volte una sera mi ha detto, ma io di pittura non ne capisco niente, non posso scriverti niente, cioè forse realmente non ne capisce niente, cioè, perché quando si trovano di fronte a un qualcosa di arte veramente, questi che sembrano dei grandi, che vogliono, sanno scrivere, sanno fare, si bloccano e dicono, ma chi sta, perché loro non riescono a capire l'arte reale qual è. L'hanno fatto con Van Gogh, l'hanno fatto con Modigliani, l'hanno fatto con tanta gente questa, a distruggere. Poi dopo esplodono, dicono, ma è possibile mai che a fondo esista uno che ha inventato
questo? È impossibile. E allora questo non sa fare niente. Cioè, noi lasciamo fare. Oramai l'ho superato queste cose. Certo. Allora, senti, all'inaugurazione hai avuto anche il piacere di avere personaggi importanti anche per quanto riguarda la critica d'arte, come il dottor Gino Fiore, ed anche, se non vado errato, non ricordo adesso il nome, quella signora della regione per quanto riguardava le belle arti, non so. La direttrice esatto, del Ministero dei Servizi. Ministero dei Beni Culturali. Cosa, e anche Gino Fiore ovviamente critico d'arte, cosa hanno detto loro della tua pittura? Cose come Gino Fiore, come lei, cioè, hanno detto quello che sto dicendo io, effettivamente, cioè, sono unico, Gino Fiore l'ha detto tutto, cioè, con la mia pittura c'è sempre speranza, cioè, hanno parlato bene, dai. Ma tu sei rimasto soddisfatto, questo voglio sapere. Io voglio sapere se sono rimasto soddisfatto. Ma io sì che sono soddisfatto, sono un po' insoddisfatto che non c'è stato il nostro e carissimo amico senatore. Beh, gli impegni sono molteplici in questi ultimi tempi, quindi per cui lo perdoniamo sotto questo aspetto, no? Ma lui è sempre perdonato, cioè, sicuramente. Maestro, senti, un'altra cosa, vogliamo fare anche un bilancio di questa mostra di quest'anno, e poi voglio sapere anche per quale motivo hai scelto il mese di ottobre. Di solito si scelgono i mesi estivi in cui c'è tanto turismo, c'è tanta gente, tu invece hai scelto il mese di ottobre, un mese un po' particolare, no? Il mese delle castagne. Esatto, il mese delle castagne, hai detto bene, perché ottobre? Ma veramente avevo scelto settembre, poi mi hanno spostato la data. Io l'ho accettata perché io non sono il pittore della confusione, cioè io mi definisco il pittore dei cultori d'arte, cioè per essere un artista devi fare delle scelte. Cioè, a me che viene la gente e crea confusione senza apprezzare, senza capire quello che stanno guardando. Oppure noi vediamo tante di queste mostre, che succede, che mi è capitato nel chiostro di San Francesco, che arrivava, forse quell'anno ha avuto 1000-1500 presenze, però nessuno si è degnato di guardare un quadro, si facevano la passeggiata con il braccio, si facevano la chiacchierata, e questo tipo a me, questa gente non mi dice niente. Io ne voglio poco, ma buoni. Poche quelle che capiscono, sanno apprezzare, sanno comunicare, sanno chiederti il perché di questo, come tu mi hai chiesto gli occhi, quasi tutti quando mi chiedono gli occhi, esatto. Altre domande che ti fanno? Altre domande che mi fanno, i per i gialli, i rossi, perché questi colori. Ma tu hai sempre avuto una passione per il colore vivace, se non sbaglio, vero? Ma all'inizio no, all'inizio io ero più per il tenue. Sì, il nero, il marrone, eccetera, cioè quando facevo le figure. Poi c'è stata questa esplosione di colori. Io dico sempre, allora, forse tutti quelli che dipingono, a prescindere che tutti quanti sogniamo di diventare dei Michelangeli, guai che non lo fossero, cioè dei Raffaele, Michelangeli, eccetera, tutti quanti, noi sogniamo questo. Però a fare un paesaggio, a fare una figura che hanno fatto già gli altri, esatto, e non scavare dentro di loro, a non entrare dentro al proprio io per capire che cosa c'è realmente d'arte, esatto, e allora rimangono lì arrampicato al paesaggio. Beh, l'importante è che si divertono loro e sono contento loro, e lo facciano, perché non tutti possiamo. Io penso che però in tutti quanti queste persone che fanno il paesaggio, fanno le figure che hanno fatto già gli altri, mi ripeto per farmi capire, dentro esiste l'artista che può inventare qualcosa. Io faccio un esempio. Un sacco di un quintale, un sacco di juta, no? Che ci sono i cose, i chicchi di grano dentro. Tra tutti questi chicchi di grano, miliardi, c'è un chicco nero. Tu devi mettere la mano e devi trovare questo chicco nero. Una parola. E io non ci sono riuscito. Se questa è una cosa che ho fatto solo io, vuol dire che sono riuscito. Beh, il paragone è giusto, un bel paragone, mi piace. Però adesso, ecco, il bilancio di questa mostra. Il bilancio? Un tuo bilancio
il mio bilancio è benissimo. L'importante è la sera dell'inaugurazione, c'era gente e ce n'era parecchia. Io dico bilancio non solo di tanta gente che è venuta a vedere i tuoi quadri, ma anche la qualità delle persone che sono venute e se ti hanno soddisfatto, ecco. La qualità sono, sì sì, mi soddisfatto, io quello cerco. Cioè, se non volevo la qualità, allora l'abbiamo detto prima, la facevo a luglio, la facevo a agosto. E quindi tutti che arrivavano, tutti che vedevano, poi in sintesi non c'era niente di importante. Io la faccio a ottobre perché, oppure l'ho fatto a maggio. Se tu vedi, io nei mesi estivi non faccio mai delle mostre. Esatto. Quindi io... E allora scelgo queste mete, chi vuole venire a vedermi mi vede e c'è, ma vengono e ne vengono parecchie. Esatto. Maestro, domanda è normale che si faccia, no? Io avrei altre domande da farti, ad esempio le classiche, le più disparate, non so, molti chiedono, lo faccio anch'io per scherzare, per divertirci anche. Cioè, tu la mattina ti svegli, per l'artista, il poeta, il cantante, il, diciamo il poeta, si sveglia la mattina, c'è quell'illuminazione e scrive di getto la poesia. Tu invece, per dipingere un quadro, come ti viene l'immaginazione e questa esplosione di colori e tutto quanto? La risposta, già la domanda che mi hai fatto e la risposta. Faccio tutto io. Cioè? E faccio la domanda e la risposta, cioè come il gente che viene di getto e si mettono a scrivere una poesia e al momento che tu c'hai, ti viene la voglia di creare, scena o di notte o di giorno, questo che là, ti prendi la tela e ti metti a dipingere e crei quelle cose. E c'è un luogo particolare, perché so che alcuni artisti hanno dei luoghi particolari dove dipingere, dove si trovano al proprio agio e dove l'immaginazione e l'illuminazione viene di più. Tu ce l'hai questo posto particolare? C'è lo studio mio, lì e lì sto da solo, sto tranquillo, sto bene, quindi... Hai trovato il tuo habitat naturale? Ho trovato il mio habitat naturale, quindi c'ho l'angolo studio, mi giro dietro, c'è il forno. In mezzo ci sono i tavoli, quindi a un certo punto è la tua vita. È la mia vita, perché per una vita a fare il pizzaiolo, quindi mo mi sono dedicato solo all'arte e quindi sto nel mio, quello che volevo io. No? Ritornerei ad essere pizzaiolo solo per noi, per una sera però? No, io lo faccio sempre, non solo per voi, però quasi tutti i sabato o con la famiglia o con così, io riesco a stare bene insieme a tutti quanti gli amici e a mangiarmi la pizza, perché io mi faccio la pizza e me la mangio io, perché io so che farina ci metto, io so che mozzarella ci metto, io so che sugo ci metto. Maestro, stiamo parlando di quadri, non di pizza, poi in un'altra occasione parleremo anche di pizza. Senti, un'altra domanda e chiudiamo. Sono trascorsi 3 anni dall'ultima mostra a quella di quest'anno. Quanto tempo... Cioè, hai già in mente la prossima? Ah, tu vuoi subito? Io già mi proietto al futuro. Allora ti dico, Lorenzo, in cantiere ce ne sono molte. Anche fuori fondi, penso, no? Tutti fuori fondi. A fondi ne devono passare almeno 3-4 anni adesso per fare una mostra. Almeno c'è fuori fondi, ce ne stanno parecchi in cantiere. Siamo in contatto con il comune di Perugia, stiamo in contatto con il comune di Salerno, siamo in contatto con un comune si chiama Decollatura, che si trova in Calabria, cioè stiamo in contatto con questi. Se riusciamo ad avere un accordo, sicuramente fra 6-7 mesi, cioè no, non so dove, una di queste mostre, perché oggi con questa crisi a noi ci hanno un po' stretti proprio tanto. E andare così a un paese da solo a prendere i quadri, è meglio che non ci vai proprio, la penso così, come pure andare in una grande città, vai lì, vai in una galleria, non è niente vero, perché non ti vede nessuno, non ti ascolta nessuno. Va bene, noi cercheremo di seguirti il più possibile, se potremo venirti a trovare in quel di Perugia o in quel della Calabria o dunque tu sei in Salerno, ci farà molto piacere. Per il momento ci fermiamo qui, io ti ringrazio di questi minuti che ci hai concesso per quanto riguarda la tua arte, ti facciamo un grosso in bocca al lupo e come dire, alla prossima mostra. E alla prossima mostra. Ok, grazie maestro. Prego.
Thank you.